Registrando, Sì, perché facciamo. purtroppo non riesco ad andare in streaming perché c'è il problema che dicevo prima su Zoom, quindi la mettiamo su poi sul canale YouTube postuma. Possiamo partire? Assolutamente sì. Bene, buonasera a tutti, benvenuti alla Commissione Ambiente e Territorio del Comune di Merate. Vado subito all'appello. Alessandro Pozzi. Greta Ghezzi non può essere presente, giustificata perché è via per lavoro. Paolo Centemero. Presente, buonasera. Presente, Norma Maggioni. Perfetto. buonasera a tutti. Presente, Roberto Perego. buonasera. Buonasera a tutti. Bene, andiamo col primo punto. Purtroppo c'è stato un disguido tra me e la segretaria perché io pensavo che Greta avesse inviato a tutti il verbale della seduta precedente, così non è stato, me ne scuso e ve lo invierò nei prossimi giorni, perché purtroppo lei è via per lavoro e non siamo riusciti a connetterci. Quindi l'approvazione andrà alla prossima volta. Se non c'è nessuno che vuol dire qualcosa, passerei al punto 2. Bene, punto 2, presentazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico del comune di Merate. Passo velocemente la parola all'assessore Robiani che farà l'introduzione. Grazie. Sì, grazie Presidente. Niente, semplicemente perché questa sera facciamo questo passaggio su questo documento che è un documento che diventerà poi uno strumento attivo del piano di governo del territorio. Scusate, ammetto il sindaco. Ecco. E, è un documento che è previsto dalla norma regionale. Ed è stato realizzato in collaborazione con la società Datec 22, di cui abbiamo quindi già i verbali Corti presenti, a cui poi cederò la parola per illustrare il documento nel suo contenuto. Fondamentalmente questo documento è un documento tecnico legato al tema del rischio idraulico, perché come voi sapete la normativa regionale prevede tutta una serie di norme e di regolamenti che devono essere applicati a livello comunale per quello che riguarda il tema dell'invarianza idraulica e soprattutto era necessario portare avanti questo documento anche e soprattutto per analizzare le criticità che ci sono sul nostro territorio, per poi poter mettere mano a queste criticità in base alle priorità che saranno poi via via emergeranno, emergono anche da questo documento, per poi poter quindi mettere mano. Quindi diventa un documento che anche lasciatevi dire un prontuario tecnico di quello che saranno poi gli interventi sul nostro territorio, soprattutto una mappatura di quelle che sono le aree del territorio che sono più fragili dal punto di vista idraulico e che in qualche modo necessitano di essere attenzionate in modo corretto. Quindi sicuramente un documento molto importante che, ripeto, sarà poi un documento che sarà parte integrante del piano di governo del territorio. E quindi niente, quindi adesso lascerei per non perdere troppo tempo la parola all'ingegner Berbenni e all'ingegner Corti, in modo tale che magari ci faranno un'illustrazione con alcune slide che hanno preparato e poi ovviamente sono a disposizione per qualunque tipo di domande, chiarimento e quindi ecco, sono a disposizione nostra per qualunque tipo di precisazione. Chi deve proiettare le slide può condividere lo schermo e potremo vedere sullo schermo. Perfetto, grazie. Buonasera a tutti, sono l'ingegner Berbenni di Datec 22, con me c'è l'ingegner Corti. Condivido lo schermo così siamo più pratici nel visionare quello che è il contenuto dello studio di gestione del rischio idraulico. Si vede? Riuscite a vedere lo schermo? No, deve, probabilmente quando fa condividi schermo deve scegliere anche l'icona su cui condivide lo schermo. Ecco, adesso sì, perfetto, Ok, perfetto. ottimo. Se mette le slide a tutto intero, Sì. Eccoci, così almeno è perfetto, ottimo. sì. Sono abituato, ormai ci dobbiamo abituare anche a questo. Sono più pratico con Teams. Quindi, oggetto di questo incontro è la redazione dello studio di gestione del rischio idraulico comunale. Questo studio
viene a valle di quello che è un adempimento normativo relativo al regolamento regionale numero 7 del 23 novembre 2017, dove vengono approvati i criteri e le metodologie per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica. Questo regolamento si occupa fondamentalmente della gestione delle acque meteoriche non contaminate, quindi delle acque pluviali, al fine di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano, quindi le fognature miste e bianche, e da queste verso poi i corsi d'acqua già in condizioni critiche, riducendo così l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi. Il regolamento regionale è stato modificato recependo diverse indicazioni già due volte e trovate il testo coordinato sul BUR numero 51 serie ordinaria del 21 dicembre 2019. Il regolamento regionale fondamentalmente suddivide il territorio di Regione Lombardia in quattro o diciamo tre zone a differente rischio idraulico. E Merate ricade proprio nella fascia più alta, quindi in criticità alta, pertanto gli adempimenti normativi sono un attimino più consistenti e pesanti, proprio per la sua natura di potenzialità di elevato rischio. Il regolamento quindi prevede che si facciano degli studi e degli approfondimenti via via crescenti. Una fase 1 che consiste in una raccolta documentale, quindi tutte quelle che sono le fonti sia storiche che di memoria proprio degli uffici tecnici. Queste informazioni vengono integrate con gli strumenti urbanistici, quindi studio geologico, il PGT attualmente in essere, e vanno a definire quello che è il documento semplificato del rischio idraulico, quindi sono le prime risultanze delle problematiche presenti sul territorio comunale. I comuni che risiedono in fascia C, quindi quelli con rischio basso, possono fermarsi a questo livello. Merate invece deve andare oltre, quindi proseguire nella gestione di queste informazioni, prevedendo anche uno studio più approfondito, quindi con metodi di analisi numerica delle reti, sia del reticolo idrico che poi della rete fognaria, quindi un grado di approfondimento molto spinto, fino ad arrivare poi alla produzione di carte che rappresentano le criticità sul territorio comunale, e ne vanno anche previste una serie di soluzioni, quantomeno abbozzate, che possano dare risoluzione o mitigazione del rischio comunque di queste zone. Queste scelte progettuali vengono condivise con l'amministrazione comunale, chiaramente, e poi vanno a definire in una consegna definitiva quello che è il documento che avete a disposizione. Una piccola premessa, sono emerse negli ultimi giorni alcune problematiche relative a due zone particolari, pertanto il documento che avete voi a disposizione sarà aggiornato e integrato nei prossimi giorni con queste due particolari situazioni che sono giunte a nostra conoscenza solo ultimamente. Comunque di qui a poco arriveranno, comunque entro il Consiglio Comunale. Lo studio di gestione del rischio idraulico, così come definito dall'articolo 14, ha una serie di contenuti obbligatori, quindi una definizione di un evento meteorico di riferimento con tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni. Il tempo di ritorno, due parole su questo, è un parametro idrologico che serve a stabilire l'intensità di una precipitazione o di un evento piovoso. Comunque ogni quanto tempo si verifica un determinato, chiamiamolo temporale, significa che se ho un tempo di ritorno 100 anni, un evento estremamente raro e molto intenso, tenete conto che la fognatura viene dimensionata su tempi di ritorno di 5-10 anni, quindi si va a sollecitare la rete fognaria con eventi molto importanti, proprio per vedere dove questa va in crisi. Quindi si individuano poi i ricettori, quindi tutte quelle strutture che smaltiscono le acque di dilavamento, si delimitano le aree soggette ad allagamento, quindi una pericolosità idraulica, per effetto della conformazione morfologica del territorio, quindi catini naturali, depressioni, zone di avvallamento, una mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idrologico, quindi
recependo tutte quelle informazioni contenute nella componente geologica, idrologica e sismica del PGT. Indicazioni comprensiva delle definizioni delle dimensioni di massima delle misure strutturali, come dicevo prima, atte a mitigare il rischio idraulico, quindi vasche di laminazione, dispersioni in falda, vie di acqua superficiali, eccetera. Individuazioni di aree da riservare per l'attuazione delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica, e queste poi andranno a essere integrate all'interno del PGT, e l'individuazione delle porzioni di territorio comunali non adatte o comunque poco adatte all'infiltrazione, quindi quelle zone dove non possiamo realizzare sostanzialmente pozzi perdenti o drenaggi di varia natura. Tralasciando, diciamo, quelle che sono gli adempimenti dei privati, mi concentrerei su quello che è il comma 7, quindi tutti quegli adempimenti che deve rispettare il comune come amministrazione comunale, ripercorrendo un pochettino quelle fasi che abbiamo viste prima. Sarò veloce perché abbiamo poco tempo, i contenuti comunque sono a disposizione nel documento. Se avete poi domande, siamo a disposizione. È importante capire che ogni problematica del comune è stata profondamente analizzata, quindi una volta che i tecnici comunali hanno fatto presente una problematica, questa è stata rappresentata, analizzata, e sono stati fatti numerosi sopralluoghi in campo per valutare di persona proprio tutte le situazioni, e su questi sono poi stati avanzate delle possibili soluzioni. Tutti gli interventi, sia di carattere strutturale previsti e a carico del comune, ma anche quelli a carico dell'ente gestore, sono stati poi riassunti in questa tabella e li vedete, per un totale di circa 22 interventi. Ci si è poi concentrati su quelli che sono a carico del comune e al massimo con una partecipazione di Lario Reti, tralasciando poi quelli che sono già all'interno del piano d'ambito di medio-lungo termine di Lario Reti. Il primo grosso insieme di misure strutturali sono quelle legate ai drenaggi. Il primo riguarda proprio il lago di Sartirana, questo grande bacino che con un diciamo intervento di scarsa natura, diciamo economica, può dare dei grossi vantaggi dal punto di vista delle esondazioni sull'effluente del lago stesso. È emerso che i terreni a valle del lago sono spesso soggetti ad allagamenti. Pertanto, da una problematica si prevede una soluzione, che è una modifica del manufatto regolatore del lago di Sartirana. Quindi una riqualificazione con una meccanizzazione del manufatto di uscita, tale per cui il lago funga da vasca di laminazione, quindi riesca a garantire un volume di circa 35.000 metri cubi di acqua che verrebbero rilasciati lentamente, secondo i principi di invarianza idraulica, poi nell'effluente, evitando proprio il sovraccarico. Questo è il processo che viene fatto su ognuna di queste misure strutturali, chiaramente tenendo conto sempre il principio del rapporto costi-benefici rispetto ad ogni intervento. Il secondo intervento è una riqualificazione in via Bianchi legata a una problematica di impermeabilizzazione delle superfici, quindi si prevede una tratta riqualificazione della rete con un bypass del valore di circa 35.000 euro. Questi importi sono legati a una stima parametrica, vanno poi affinati chiaramente con i successivi stadi di progettazione, quindi dalla fattibilità al progetto definitivo e poi esecutivo. Però danno, diciamo, un inquadramento generale di quello che può essere il costo di ogni intervento. Si prevede sempre in zona Lago di Sartirana, in via Volta, una area di laminazione proprio per far fronte alla problematica che vedevamo prima legata alle esondazioni delle aree
campestri che portano a far uscire tutto questo bacino perimetrato di rosso attraverso una piccola porzione di tubo che è chiaramente insufficiente. Pertanto si prevede di realizzare una vasca volano di circa 1500 metri cubi di volume. Anche in questo caso viene indicato il parametro di costo. Passando velocemente via Marconi, anche in questo caso si prevede il ripristino di un fosso che era stato tombato per realizzare questo piano di lottizzazione in frazione Cassina Frammartino. Quinto intervento, magazzini comunali. Nell'ambito della riqualificazione dei magazzini che è in previsione di fare, si prevede di destinare una quota di laminazione all'interno dei locali seminterrati proprio per raccogliere le acque pluviali di dilavamento del bacino di nord che porta una serie di problematiche all'incrocio a sud dell'ingresso dell'ospedale. Zona via ai campi, anche in questo caso problematica di insufficienza di drenaggio delle linee esistenti, soprattutto sulla via ai campi, si prevede pertanto la realizzazione di una vasca volano con una zona disperdente sulla via, come dicevo prima, dei campi. Via Arnaboldi, anche in questo caso una problematica di insufficienza di drenaggio, si prevede la realizzazione di un'altra vasca volano nei territori, diciamo a sud di questo bacino perimetrato di rosso, che si concretizza nella realizzazione di uno sbancamento di terra fondamentalmente che immagazzina le acque che non riescono ad essere smaltite dall'attuale rete. Quindi si uscirebbe con una portata limitata nel torrente Molgora, che già di suo è piuttosto in sofferenza. Di secondo gruppo, interventi sulle reti fognarie, quindi anche in questo caso una realizzazione di una rete di fognatura nell'ambito della via di collegamento fra Calco Alta e la frazione Cassina Frammartino, dove le acque meteoriche della piattaforma stradale verrebbero convogliate poi a un fosso e poi nel lago di Sartirana. Un'ulteriore vasca di laminazione in via Robbiate, fondamentalmente raccogliendo le aree della piattaforma stradale della provinciale, deviandole poi nell'area a lato della centrale elettrica a sud del comune. Anche in questo caso si prevede la realizzazione anche di una trincea drenante per facilitare la dispersione delle acque pluviali. Penultimo intervento, anche questo, se non sbaglio, già in fase di realizzazione su via Bergamo, anche qui si prevede la realizzazione di una serie di pozzi perdenti atti a drenare le acque della piattaforma stradale in concomitanza col progetto della pista ciclabile che andrebbe a chiudere il fosso e pertanto le acque in qualche modo dovrebbero essere gestite. Via Fontane, via Volta, torniamo a nord del comune, in questo caso si prevede la riqualificazione di tutta la zona della frazione di Sartirana con la modifica di tutta la rete del centro storico con la predisposizione di una condotta di Bianca che raccoglierebbe tutte le acque meteoriche portandole poi fino al lago di Sartirana. Questo è un intervento abbastanza importante che sgraverebbe anche tutta la tratta di mista esistente adesso, che spesso va in sofferenza. Gli interventi rappresentati in questa tabella cubano per un totale di circa 3 milioni e 356 mila euro.
Ricordo che queste cifre sono parametrizzate e soggette anche a notevoli variazioni, perché poi ci sono tutti i successivi gradi di progettazione. Pertanto diamo un'idea di quelli che possono essere i prezzi nella consapevolezza che questi poi saranno sicuramente rivisti. Una serie di problematiche evidenziate all'interno dello studio non saranno gestite dal punto di vista strutturale, perché chiaramente i costi sarebbero insostenibili, ma vengono gestite da misure non strutturali. Quindi si interviene per esempio col monitoraggio o con azioni di protezione civile laddove un intervento comunque edile idraulico non avrebbe senso, proprio perché il rapporto benefici-costi non lo permetterebbe. E diciamo, all'interno del documento vengono evidenziati tutti questi aspetti che poi saranno recepiti all'interno del piano di protezione civile, piano di emergenza comunale. Infine, i contenuti dello studio di gestione del rischio idraulico, ai sensi del comma 5, articolo 14 del regolamento, gli esiti dello studio comunale devono essere recepiti nel PGT, approvato ai sensi dell'articolo 5,3,4 del quinto periodo della legge regionale 31-2014, preventivamente approvato con atto del Consiglio Comunale. Pertanto lo studio di gestione sarà approvato in Consiglio Comunale. A tal fine il Comune deve inserire la delimitazione delle ulteriori aree soggette ad allagamento individuate nel capitolo 5 e riassunte nella tavola 3 dello studio, che voi avete a disposizione, nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, inserire le misure strutturali individuate nel capitolo 7 e riassunte nella tavola 6 dello studio, nel piano dei servizi. Grazie a tutti, spero di essere stato sufficientemente veloce. Assessore Robbiani? Sì, grazie, è stata una presentazione molto chiara e la ringrazio anche per la sintesi. Era importante dare l'idea di quello che è l'impatto normativo, il contenuto e soprattutto i vari interventi che saranno poi oggetto nel corso degli anni di studi di fattibilità e poi di una realizzazione. A questo punto lascerei la parola ai commissari per domande, richieste, elucidazioni e quindi per avere maggiori approfondimenti qualora necessari. A lei, Presidente Vanotto. Sì, ringrazio anch'io l'ingegnere, perché nonostante il tema sia abbastanza complicato è stato, diciamo, chiaro e abbastanza rapido. Molto sintetico. Anch'io lascio la parola alla commissione, nel senso se c'è qualcuno dei commissari presenti e da remoto che vogliono intervenire per magari fare delle domande, chieda la parola. No, solo una domanda sull'orizzonte temporale del piano, nel senso sì, di questo piano che ha un orizzonte temporale, forse non è stato detto all'inizio. Acceso, spento io perché sennò va in eco. Dicevo che forse è stato detto all'inizio, ma non l'ho colto, nel senso che è un piano importante, numerosi sono gli interventi previsione e così come consistente anche l'ammontare economico delle opere previste. Ecco, volevo capire, queste opere sono ipotizzate su uno spettro temporale di 5 anni, 10 anni, cioè qual è l'orizzonte del piano? Allora, questa è una scelta tanto politica, nel senso che il piano fa una fotografia dello stato attuale, evidenzia le problematiche e propone delle soluzioni. È chiaro che queste soluzioni avranno uno sviluppo temporale funzionale alle vostre disponibilità anche economiche. È chiaro che poi si può dare una priorità a questi interventi in funzione della loro necessità. Mi spiego meglio. Un problema di esondazione che ricade all'interno del centro storico di Merate, piuttosto che una similare esondazione che ricade in una zona periferica, magari solo agricola, è chiaro che hanno due pesi differenti. Nelle priorità si darà chiaramente più peso a quello che è la problematica che dà più impatto sul territorio comunale. Questo è rappresentato appunto nella tavola numero 3, dove noi evidenziamo, lo trovate nel piano, quelle che sono le problematiche e il rischio correlato.
la cosa che si può proporre è quello di dare prima riscontro a quelle problematiche un attimino più impattanti, proprio sulla scorta del rischio correlato. Poi dipende dall'amministrazione quanto peso vuole dare a questi interventi. Perché poi il tecnico è stato fatto, poi subentra la necessità politica. Allora, se posso aggiungere un'integrazione a quanto detto da Angelo Berbenni, il tema che noi vediamo è un documento questo che si aggancia al tema dei PGT, quindi uno sviluppo temporale che auspicabilmente veda la gran parte delle soluzioni, ovviamente compatibilmente con quelli che sono gli ambiti economici, nell'arco temporale di 5 anni, nel senso che poi chiaramente ci sono tutti i problemi. Non tutto quello che potrà essere fatto entro i 5 anni, però l'obiettivo è che, partendo già da quelli che sono le attività che pensiamo di svolgere l'anno prossimo, che sono già un numero di interventi interessante, riuscire comunque nell'arco di un quinquennio, almeno su quelli, diciamo, che abbiamo individuato all'inizio, di poter interagire. Ecco, però è chiaro che hanno sviluppo da 5 a 10 anni un piano di questo genere, sicuramente non è un piano che si fa in un anno, come si può ben immaginare, però sicuramente è un punto di partenza importante, perché adesso ci traccia, fornisce una traiettoria di dove si vuole arrivare. Ecco, quindi se non altro c'è una ricognizione, ci sono dei costi presunti sulla base di questi e delle priorità, soprattutto come giustamente è sottolineato l'ingegner Berbenni. A questo punto, sulla base di questa, di combinato disposto fra priorità, stanziamenti economici e impatto anche di questo tipo di lavori, si comincerà a lavorare dal 2022. Ecco. Però diciamo che lo sviluppo temporale non può che avere questo tipo da 5 a 10 anni. Ecco, questo mi sento di darlo come indicazione. Poi ovviamente se arriveranno risorse del PNRR su questo tipo di ambito, probabilmente saremo anche in grado di essere più veloci. Poi, come ben sapete, poi voi meglio di me, i tempi tecnici delle progettazioni, delle realizzazioni non sono esattamente semplicissimi. Ci sono interventi molto semplici, interventi molto più complessi, quindi sotto profilo della progettazione, quindi risentono anche, se vogliamo, alcuni interventi della complessità progettuale che sicuramente non si esaurisce in pochi mesi. Ecco, quindi bisognerà fare un giusto match fra interventi prioritari realizzabili in tempi brevi o comunque medi, e invece interventi più complessi che si prenderanno più tempo, ovviamente. Ecco, una posso cosa. Posso aggiungere una cosa? Scusate. Sì, sì. Visto che poi dopo si riduce anche alle risorse economiche, noi oggi abbiamo, al di là degli adempimenti normativi che ci impongono, ma direi che anche un atto dovuto, fare una fotografia generale della situazione, oggi noi abbiamo la certezza di 700.000 euro già a bilancio e già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, con i quali chiaramente intendiamo avviare le prime opere che verranno sviluppate a valle dell'approvazione di questo piano. Per cui la prima certezza sono questi 700.000 euro già messi in campo, che peraltro dopo si sommano ad altri che già negli anni precedenti abbiamo stanziato. Ricordo solo quest'anno, ad esempio, la via Forlanini, che era un'area comunque a rischio, che è stato reggimentato tutta l'acqua ed abbiamo ottenuto un contributo regionale. La stessa via Campi, che l'estate scorsa è stata, oltre che asfaltata, dotata di una serie di pozzi perdenti, come appunto in generale già l'invarianza idraulica ci impone. La stessa via San Francesco, che a valle dell'intervento di Ana è stata scaricata dalle acque meteoriche attraverso anche un passaggio diciamo sotto la provinciale, per capitare tutte le acque alla fine al Molgora. E la stessa via Montegrappa, che è dentro in quegli interventi che ha sottolineato, ma è stata completata l'anno scorso con un potenziamento della rete fognaria. È chiaro che poi qui una parte di questi interventi li concorderemo anche con la Rio Reti Holding, soprattutto quelli legati alle tratte che, come diceva l'ingegnere, sono ancora miste.
che sono ancora miste, presenti sul nostro territorio, come ad esempio quella di Via Montegrappa, che è chiaro che quindi sono in capo al gestore del servizio di idrico integrato, che in questo caso ha optato per una, per un potenziamento di quelle che sono, di quelle che sono le linee. Concludo con un altro, con un ultimo aspetto che ritengo particolarmente interessante, che è quello di diciamo concentrarsi su una parte di interventi che finalizzati oltre che alleggerire la rete, ma anche ad alimentare il lago. Penso a quello che è stato citato, e probabilmente saranno anche i primi, penso a quello che è stato citato sulla via, la parte, la, il recapito delle acque di via Cristoforo Colombo, piuttosto che quelle di via Falcò, piuttosto che anche quelle di Sartirana, diciamo ci aiuteranno a risolvere una duplice problematica. Uno, appunto, la carenza di affluenti, diciamo, chiamo degli affluenti nel lago, e un alleggerimento di quelle che sono le criticità fognarie già evidenziate dal piano. Qui chiaramente mi sento di anticipare che partiremo certamente da queste situazioni, cercheremo di metterle in campo con queste risorse già importanti che abbiamo a bilancio già, tra l'altro. Grazie, scusate l'intrusione. Bene, io volevo chiedere fare una considerazione e due richieste. La considerazione è che irrompe, diciamo, nell'agenda politica il tema del cambiamento climatico. Tutti questi interventi sono frutto di una disposizione regionali che ovviamente recepiscono un'evoluzione della sensibilità in questo campo, ma sicuramente una sensibilità che è data anche dal fatto che il clima sta cambiando e occorrono anche delle risposte diverse rispetto a quelle che sono sempre state presentate. Quindi bene, la richiesta, la prima è relativa a, si è detto che era in itinere la modifica del piano e quindi ci sono delle modifiche che devono essere fatte, per cui mi piacerebbe capire, mia colpa, non ho potuto leggere il piano prima di stasera, capire in quali parti del piano non devo tenere in considerazione perché saranno emendate. La seconda, relativamente a via Falcò, a via Fontane, l'area, la terza zona di Sartirana, diciamo, che dove è prevista, se non erro, vado a memoria, una vasca di laminazione di 13.000 metri cubi. Sul punto, considerato che ho visto che nell'area vicina, diciamo, quella di via Colombo, via Cristoforo Colombo, è prevista un'immissione diretta, se non sbaglio, ripeto, non ho ancora visto il piano, ma è prevista un'immissione diretta al lago, da cui il conteggio di circa 35.000 metri cubi, se non sbaglio. Non è possibile evitare la vasca di laminazione in via Volta e fare la stessa operazione che verrebbe fatta in via Colombo anche lì? Perché una vasca di laminazione di 13-14.000 metri cubi mi sembra piuttosto impattante anche in termini di costo. La capisco in via Bergamo, la capisco in zone distanti da un bacino, ma in una zona così vicina al bacino probabilmente si potrebbe immettere direttamente con qualche accortezza l'acqua bianca che proviene da quella zona, insomma. Ecco, grazie. C'è la batteria scarica. Allora, posso cominciare magari dalla seconda? Sì, si potrebbe sostituire la tubazione che al momento porta l'acqua al lago di Sartirana, passando da un 315 in PVC a magari un 600 in CLS, però è una condotta abbastanza moderna e se ne dovrebbe, bisognerebbe fare i calcoli del caso. Un collegamento più diretto dovrebbe essere al di sotto delle case, perché rimane proprio una conca quella zona, si allaga per quel motivo. Perché fa proprio da catino, il terreno non riesce più ad assorbire e pertanto l'acqua lì già si accumula naturalmente. Quindi si tratta semplicemente di vincolare quell'area e destinarla a quello. La seconda cosa relativa agli aggiornamenti sono sostanzialmente via del Ciot, dove è stato portato alla luce questa problematica di allagamenti delle case,
relativi Quella parte nord, Calco, quella da Sartirana che scende e arriva a Calco. E lo scavalco fondamentalmente tra Lago di Sartirana e la provinciale, zona Esselunga, tanto per capirci. La seconda riflessione veniva fatta sempre sulla provinciale, al confine sempre con Calco, e quell'area, c'è il fosso di guardia fondamentalmente della provinciale che corre sul lato est, che sarebbe da ripristinare fino a realizzare un'area di laminazione di fronte al distributore, sempre zona Esselunga, dove far arrivare sia le acque di dilavamento della piattaforma stradale, ma anche le acque che si potrebbero intercettare in via del Ciot, con un fosso, diciamo, che intercetta le acque pluviali a nord delle case, evitando che l'acqua gli arrivi proprio in giardino, ma venga convogliata all'interno di quest'altra area di spagliamento. Queste sono fondamentalmente le cose che si stavano analizzando. Oltre che una problematica relativa all'insufficienza sempre legata alle strade via Cadore, via Tagliamento, via Esonzo, dove bisognerebbe potenziare il sistema di drenaggio, quindi con delle griglie o dei sedimentatori per evitare che la rete, che è sufficiente, ma spesso è soggetta a intasamenti legati a sabbia o foglie in questa stagione, dove le normali manutenzioni non riescono a porre rimedio. Queste erano fondamentalmente le tre modifiche che si stavano apportando al piano. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Non sembra nessuno, quindi a questo punto, visto che si è esaurito il secondo punto, che era l'ultimo all'ordine del giorno, io ringrazio l'ingegnere che è intervenuto, ringrazio l'assessore Robiani e il sindaco e chiudo la commissione. Che ore sono? 19:20. Chiudiamo la commissione e rimaniamo in attesa dell'aggiornamento del piano. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Buona serata. Buona serata, salve.